Ah. Bene, ci vogliamo accomodare, fratelli, per un momento di riflessione. La settimana prossima, martedì, sarà festa di tutti i santi. La Chiesa, durante l'anno liturgico, durante l'anno liturgico ci fa fare memoria della vita di tanti testimoni della fede. I primi ad essere considerati santi nella Chiesa sono stati i martiri. Inizialmente la Chiesa primitiva si dichiaravano santi i martiri, coloro che avevano testimoniato la fede anche a costo di sofferenza. Per esempio, Ippolito di Roma, quando parla dei martiri che avevano subito la prigionia, la tortura e avevano resistito testimoniando Gesù Cristo, diceva: non dovete imporre loro le mani, sono già stati santificati. San Pietro, nel quarto capitolo della sua prima lettera, eccolo qui, dice che coloro che hanno sofferto nel corpo hanno rotto definitivamente col peccato, per non vivere più il resto della loro vita nelle passioni umane, ma secondo la volontà di Dio. Chi ha sofferto nel proprio corpo ha rotto definitivamente col peccato. Se tu sei fedele a Dio fino a soffrire per Lui, vuol dire che col peccato non c'è più niente a che fare. Questo non vuol dire che sei diventato perfetto in tutto, ma vuol dire che hai rotto col male e aderito a Dio con tutto il tuo cuore. E allora nel tempo la Chiesa ha voluto mettere davanti ai cristiani tutti quegli altri testimoni che non hanno subito il martirio, ma che hanno svolto una vita di fedeltà a Dio, rompendo quel peccato, ma dedicando tutti se stessi alla gloria di Dio e al servizio dei fratelli. E nella Chiesa abbiamo degli esempi stupendi che conosciamo poco. Qualche volta sarebbe bello passare in rassegna la vita dei santi. Per esempio, se voi andate a Parigi, Parigi fu salvata nel 500 d.C. da una ragazza che Parigi oggi venne Santa Genoveva come la propria padrona, salvò dall'invasione dei barbari. Mentre tutti stavano scappando, lei fermò il popolo in nome di Dio. E si mise in preghiera e bloccò l'invasione. Ha degli esempi straordinari di persone che hanno sviluppato la vita di fede in una maniera veramente eccelsa e hanno anche operato cose che umanamente sono inimmaginabili. L'abbiamo avuto in questi giorni qui a Pescara il cuore di San Padre Pio. Bisognerebbe conoscerlo molto di più. Padre Pio diceva: io sono un mistero a me stesso, non mi capisco. Perché il Signore faceva in lui cose che umanamente erano impossibili. Cose impossibili, guarigioni straordinarie. Pensate soltanto a quella bambina che stava andando con la nonna a trovarla sul treno, cominciò a vedere, ma non aveva le pupille. Non so se sia ancora vivente, ma fino a qualche anno fa era viva e vedeva, ma senza avere le pupille. Provateci, provateci, senza avere gli organi visivi. Ma quanta gente che non camminava ha camminato, tumori scomparsi, ma anche prodigi di altro tipo, come la provvidenza del cibo quando questo mancava e via dicendo. Nella Chiesa abbiamo tantissimi, però non sono i fatti straordinari che testimoniano la santità di una persona. La santità la Chiesa la rileva esaminando come una persona ha affrontato la sofferenza. Brondolando non entra nel catalogo dei santi. Entra nel catalogo dei santi chi ha accettato la croce con gioia, chi ha benedetto la croce, non si è mai ribellata a Dio, neanche in mezzo alle sofferenze più grandi. Benedizione, sottomissione ma gioiosa, sottomissione gioiosa.
Beh, sa ricordare il martire San Policarpo, c'è uno scritto che racconta il suo martirio. Quando i soldati l'andarono ad arrestare, e lui chiese la cortesia di dargli un po' di tempo per pregare, e si mise in preghiera per 2 ore. Poi fu processato, eccetera, e condannato ad essere arso vivo. Fu messo su un rogo che non lo bruciò. Ma noi accettava. Abbiamo fatto la festa di Sant'Ignazio di Antiochia, che fu un discepolo dell'Apostolo San Giovanni. E quando lui fu arrestato, fu condannato ad essere portato al Colosseo a Roma per essere mangiato dai leoni. Per non so perché i romani si divertissero in queste cose, ma in ogni modo, siccome a Roma a quel tempo si usava fare le raccomandazioni, c'erano dei cristiani che vivevano nel palazzo imperiale e allora stavano facendo di tutto per ottenere la grazia per quest'uomo che era anziano e aveva accanito contro un vecchietto. Lui venne a sapere questo e allora mandò una lettera ai romani dicendo: io ho aspettato tutta la vita questo giorno di congiungermi al mio Dio, per cui se morirò vuol dire che mi avrete amato, se non morirò vuol dire che mi avete odiato, avete allontanato da me questo grande desiderio che ho, e io voglio essere maciullato dai denti del leone per diventare come farina per comporre il corpo di Cristo. Io non ho mai detto queste parole, ma confesso, ma scusatemi, ma non ho mai detto queste parole. Ma lui le diceva sul serio, distaccato dalla sua vita, totalmente abbandonato alla volontà di Dio. C'è una storia di alcuni martiri, 2 martiri, che furono condannati a morte, affidati a un boia. Questo si commosse. E questi gli dissero: guardi che se non esegui l'ordine, paghi. Perché a quei tempi, se un prigioniero fuggiva, chi lo doveva custodire pagava al posto suo. E dice: guardate che... E allora si sottomisero al martirio. Potevano scappare, non scapparono. Si preoccuparono dell'altro, non di se stessi. Ora, quindi la Chiesa, e quando vuole dichiarare una persona santa per additarla a esempio da tutti, esamina appunto come ha affrontato la croce. Ha affrontato la croce benedicendo Dio, amando il suo prossimo, cioè in un modo eroico. Allora la Chiesa dichiara che quella persona ha esercitato le virtù in un modo eroico e l'ha dita a tutta la Chiesa come testimone appunto della grazia di Dio. Noi abbiamo visto ultimamente la canonizzazione del Sannunzio Sulpizio, 3-4 anni fa, se non ricordo giù, esattamente. Eravamo in tanti in Piazza San Pietro per quell'occasione. 19 anni, lui si ammalò una gamba e non guariva mai. Aveva uno zio piuttosto violento, accettava tutto serenamente con gioia. Arrischiava la vita con gioia. E la Chiesa l'ha dichiarato santo perché ha esercitato la fede e l'accettazione della volontà di Dio fino a quel punto. Quando lui morì a Napoli, e il bambino uscì dalle case gridando a tutti: sta morto lo santo Ariello, è morto, eccetera. E sappiamo il miracolo che lui ha compiuto per la canonizzazione, perché la Chiesa esamina le virtù e lo dichiara venerabile. Se poi compie qualche prodigio che è riferito all'intercessione di quella persona, lo proclama beato. E se continua, lo proclama santo, cioè la Chiesa universale come testimoni della fede.
Nel caso di San Nunzio Sulpizio, lo conoscete già la storia del miracolo compiuto. Lui, meglio, un ragazzo, il giorno dell'esame di Stato, ebbe dalla madre come regalo una motoretta. Ma o perché non sapesse guidare, o peraltro andò a sbattere la testa e gli si spappolò il cervello e gli uscì dalle orecchie. Naturalmente, quando il cervello si rovina, almeno qualche funzione salta, la vista, l'udito, la parola, qualcosa. Fu messo in sala di rianimazione. La mamma andò a Napoli, nella chiesa che ricorda appunto la presenza di San Nunzio Sulpizio, perché morì a Napoli, e si fece dare dal parroco una reliquia di San Beato. E lo mise sul petto del ragazzo morto, cioè rianimazione. Dopo qualche giorno questo ragazzo si è svegliato dal coma. La prima cosa che ha chiesto: chi era quel giovane che mi girava attorno al letto sti giorni? Questo ragazzo col cervello spappolato ha tutte le funzioni sane, non ha nessun difetto. E la scienza si inchina. Si vede la mano di Dio, si vede il prodigio. Ora però, quello che la Chiesa richiede nel proclamare Beato Santo la persona è l'eroicità nell'accettare la croce, cioè l'esercizio della pazienza. L'esercizio della pazienza. Perché per cui ci sono, Tommaso, due tipi di santi. C'è quello che ha osservato la pazienza in modo eroico e quello che invece fa sopportare la pazienza in modo eroico. Chiaro, c'è chi esercita la pazienza e chi invece la pazienza la fa sopportare agli altri. Bene, allora la Chiesa nella festa di tutti i santi ricorda tutti quelli che sono stati fedeli a Dio. Ma quante mamme di famiglia hanno allevato 10 figli con tanta pazienza senza mai lamentarsi? C'era un mio compagno di seminario che ogni tanto stava insieme 4 anni e durante quei 4 anni nacquero gli ultimi, il decimo quando eravamo in terza liceo. E durante le vacanze lui assistette a questa scena. Due brave donne di chiesa andarono da questa donna, dalla mamma, questo mio compagno che era il primo dei 10 figli, e cercarono di convincerla a non mettere più al mondo figli. Allora lei che fece? Prese gli ultimi 3-4, li mise in fila e rivolta a queste donne disse: indicatemi quali di questi vorreste mandare indietro. Indicatemi quali di questi vorreste mandare indietro. Non ho pensato a quanto sacrificio, quanta pazienza, quanto amore ha dato questa mamma. E la Chiesa non la proclama santa, ma però la dita. E anche il Papa Giovanni Paolo II, quando indisse l'anno santo del 2000, chiese a tutto il popolo di santo di Dio di individuare quei testimoni da presentare, perché se la fede non produce frutti, a che ci serve? Allora è che la testimonianza dei santi. E tutto il popolo di Dio deve diventare santo. Tutto il popolo di Dio deve diventare santo, cioè rompere col peccato e vivere in santità. E lo Spirito Santo ci viene dato per questo, per vivere in santità. Quindi la chiamata alla santità non è per qualcuno, è per tutti. E l'abbiamo visto più volte, se questo non avviene nell'ambito della nostra esistenza terrena, deve avvenire anche nell'altra vita, quello che noi chiamiamo purgatorio. Il purgatorio noi lo dobbiamo vedere alla luce di quanto ci insegna Papa Benedetto XVI, che dice che le fiamme del purgatorio, secondo alcuni grandi teologi moderni, non sono fiamme di fuoco
fatte col carbone, giustamente spiritualmente nel mondo spirituale non c'è carbone né legna, sono le fiamme dell'amore di Gesù Cristo. Tutti dobbiamo essere purificati dai nostri peccati dall'amore di Gesù. Prima Franca ha detto quella parola che diceva appunto che tutti dobbiamo, siamo chiamati in santità, tutti dobbiamo essere immersi in quel fuoco di amore, a perdonare i nostri peccati, è l'amore di Gesù. Se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Quindi bisogna rinascere, Dio Gesù, da acqua e da Spirito Santo. Troviamo il terzo capitolo del Vangelo di San Giovanni, quando Nicodemo vede Gesù, Gesù dice: se uno non rinasce dall'alto, da acqua e da Spirito, non può vedere il regno di Dio. Allora la funzione del purgatorio è duplice: primo, quella della purificazione totale da ogni attaccamento al male o a cose che ci impediscono di entrare nella piena comunione con Dio nella vita eterna. Secondo luogo, la funzione del purgatorio è portare l'anima alla perfezione dello Spirito Santo, quindi purificazione e perfezionamento. Questa visione noi dobbiamo tenerla ben chiara davanti agli occhi, perché avvicinandoci anche al giorno in cui commemoriamo tutti i nostri fedeli defunti, dobbiamo capire meglio anche come pregare per i defunti. Di cosa hanno bisogno loro? Chi non è arrivato alla perfezione deve essere condotto alla perfezione dell'amore. In che modo? Invocando l'amore che Gesù ha dato sulla croce. Quell'amore deve entrare nel cuore di ogni uomo su questa terra. E nel progetto di Dio che l'umanità sia rinnovata da quell'amore che noi accettiamo per la fede, ma dobbiamo arrivare al punto tale che siamo penetrati totalmente da questo amore. Questo amore ci santifica, questo amore ci riconcilia con Dio, quell'amore cancella le nostre colpe. Quindi hai sbagliato? Pentiti, ma apriti a quell'amore. Ricordate il figlio del prodigo? Quando torna a casa, confessa al padre di essere pentito, secondo lui, e dice al padre: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, ma trattami come uno dei tuoi servi. Cioè, si era pentito, però voleva il padre non l'accogliesse più come figlio, però che gli desse da mangiare. Ecco, tutto lì. Quindi la preoccupazione sua qual era? Di poter mangiare. Non confidava nell'amore del padre che l'avrebbe abbracciato, ma il padre non accetta quel pentimento. Non era un pentimento vero. Quando è che quel figlio prodigo si pente davvero? Quando entra in casa, accetta di ritornare in casa. Accetta che il padre cancelli la sua colpa e lo renda figlio di nuovo. Accetta allora di essere rivestito della veste nuova, di ricevere al dito l'anello della dignità filiale e di sedersi a tavola e far festa, entrarci nella comunione d'amore con la sua famiglia, quello è mangiare insieme, fare festa a tavola, e sbaffarsi l'arrosto e condividere lo spirito familiare. Allora lui è veramente pentito. Quando accetta che il padre lo ristabilisca nella dignità di figlio e nella condizione di figlio e quindi anche di erede, benché avesse perso la sua eredità. Così quando è che noi siamo realmente pentiti? Finché piangiamo i peccati è una cosa buona, ma non è quello il pentimento, cioè no, quello è il minimo, il primo passo del pentimento. Il pentimento ci deve portare a fare festa. Ricordate una volta, l'ultima persona che confessai nel giorno delle palme del 79 nella chiesa di Sacro Cuore a Pescara, un uomo mi disse: oh, sono 25 anni che non mi confesso, che peccato ho fatto? Li ho fatti tutti tranne che uccidere, però padre, mi fece specifico, quello che ho fatto l'ho fatto con coscienza, volutamente, con sé, eccetera eccetera, mi perdonerà il Signore? Fece, è 25 anni che ti aspetta. Poi devi fare la penitenza, però. Vai da tua moglie e di che oggi ti faccio un bel pranzetto.
E se ti chiede perché, di perché mi sono riconciliata col Signore. È festa, se non fai festa. Il pentimento non sta nel piangere, sta nel fare la festa. Dopo però esserti purificato dal peccato. Ma devi fare la festa. Ecco perché la domenica si spende, c'è più festa in giro. Tutto un mordore, tutta una lamentela. E dove sta lo Spirito di Dio? Festa. È il giorno della festa. Così quando si incontra, deve essere una festa. Nel volersi bene. Vedete lo spirito cristiano. Ora, due parole sulla celebrazione della commemorazione dei fedeli defunti che facciamo mercoledì prossimo. E la Chiesa in quel giorno raccomanda la preghiera per tutti i defunti, non soltanto per i propri parenti, ma anche per tante persone per le quali nessuno prega, perché non sono amati. Allora la Chiesa vuole mettere davanti al Signore in modo particolare quelle anime che non hanno avuto il dono della salvezza. Ora richiamo quello che vedete più forte e che leggiamo nell'enciclica Spe Salvi di Papa Benedetto XVI, che ha voluto arricchire la nostra fede di qualche particolare che ci manca. Cioè, se uno muore in peccato, la misericordia di Dio, anche dopo la morte, gli dà modo di potersi pentire e di potersi salvare. E lui cita allora quella famosa parabola del ricco e mulone e del povero Lazzaro. Muore Lazzaro in braccio ad Abramo, dice. Muore il ricco e mulone, va in un luogo di pena. E da quel luogo di pena si lamenta, grida, ma gli viene detto che non si può trasferire. Deve stare lì. Però lui continua a gridare. E Papa Benedetto si pone la domanda, ma perché quella persona grida pur stando in un posto di pena? E conclude Papa Benedetto, perché sa che c'è ancora speranza. C'è ancora speranza, perché secondo un'antica tradizione ebraica, tra morte e giudizio universale, c'è ancora tempo di speranza. E lo dice anche San Pietro, nella terzo capitolo della sua prima lettera, versetti 18 e 19, e che poi riprende al capitolo 4, quando dice che anche Cristo, morto nella carne, ma reso vivo nello spirito, e in spirito andò ad annunziare la salvezza agli spiriti di coloro che attendevano in prigione. Essi un tempo avevano rifiutato di credere. Avevano rifiutato di credere quando la magnanimità di Dio pazientava i giorni di Noè, quando 8 persone in tutto furono salvate dalle acque, figure del battesimo che ora salva voi. E al capitolo 4 San Pietro riprende questo discorso dicendo: ma renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti, infatti anche ai morti è stata annunciata la buona novella. Questo elemento nella nostra fede corrente manca. Per cui non c'è speranza. Quello cattivo, poveretto, si è perso. No, c'è ancora speranza. Ci siamo? Gesù stesso, il quinto capitolo di San Giovanni, versetto 5:25, verrà un tempo in cui anche i morti udranno la voce del Figlio di Dio. E quando l'avranno ascoltata, vivranno. E ribadisce il versetto 28. In verità vi dico, viene un tempo, ed è questo, in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. Quanti fecero il bene per una resurrezione di vita e quanti fecero il male per una resurrezione di giudizio. Ma siccome questa espressione è stata mal capita, le traduzioni non sono fedeli. Perché le traduzioni usano alcune traduzioni, non è tutte. Anche quelle della CEI, in questo non è fedele, perché il testo parla risurrezione di giudizio, cioè sottoposto a verifica e correzione. Sabato scorso sono andata ai Colli quando c'era
all'arrivo di Padre Pio. C'era un gruppo da Roma, ma c'era anche un bel gruppo di persone di Pescara. Stavamo a tavola è venuto fuori questo discorso. Aveste visto la gente entusiasta? Dice, ma allora c'è ancora speranza? Allora c'è ancora speranza, ma non per sé, ma pensando a chi? Perché è possibile che la misericordia di Dio non dia possibilità ancora? Certo, il Signore dà ancora speranza. E poi, infatti nel libro dell'Apocalisse si parla di due morti. Si dice che chi accetta la parola di Dio non va incontro alla seconda morte. Perché chi non solo muore, ma rifiuta la salvezza, si ostina nel peccato e dice va incontro alla seconda morte, che è anche definitiva. Ma Dio, al di là di quella morte, dona ancora speranza. Il nostro Dio è il Dio della speranza, non della disperazione. Questa, perché lo si tace? Perché nella Chiesa è successo più volte che quando si è allargati un po' nella misericordia di Dio, tanti ne hanno approfittato. Dice, tanti, alla fine mi converto, mi pento. E, no, io mi devo pentire quando il Signore mi chiama, quando mi dà luce. Non decido io quando mi voglio pentire, chiaro? Allora tanti hanno approfittato, per esempio lo stesso Costantino, figlio di Sant'Elena, non è che visse da santo, tanto che si fece battezzare poco prima della morte, ma non aveva fatto la sua adesione alla fede, rimandando, ma intanto conservava il peccato, fece uccidere anche un figlio, per salvare il suo regno faceva di tutto. No, allora per paura che qualcuno approfitti, allora si cerca, no, non dobbiamo correggere la parola di Dio. La parola di Dio va accolta com'è, dice San Francesco, senza note e senza chiose, va obbedita. Ecco allora la prassi nella Chiesa di intercedere per le anime dei defunti. Come dobbiamo pregare per i defunti? Pregate come sapete fare. Primo punto, d'accordo? Però se vogliamo conoscere meglio come procedere, prima di tutto dobbiamo imparare a intercedere presso il Signore perché le anime dei defunti siano purificate dai loro peccati. Questo però richiede che qualcuno si penta. Tenete presente questo che sto dicendo, che è di estrema importanza. Se io voglio intercedere per un defunto e so che ha peccato, il defunto non si può pentire. Sono parole che ha rivelato Gesù a una mistica di Genova, Santa Caterina da Genova, che ha scritto un trattato sulle anime del purgatorio. E Gesù lo dice chiaro, il defunto non può cambiare se stesso, ma può essere cambiato dalla grazia di Dio. Allora quel defunto, supponiamo, ha rovinato la famiglia, ha dato scandalo, eccetera. Allora tu inginocchiati e prega come se quei peccati li avessi fatti tu. Signore, mi pento per i peccati di quel defunto. Riconosco questi peccati. Ricordate, ho citato più volte, ve lo ricordo, quell'episodio che mi capitò nel 2000, quando un uomo da Villa Badessa era uscito di testa, fu ricoverato a Villa Serena, e un medico del reparto di psichiatria disse ai parenti questa malattia è un po' strana, è sulla delle nostre competenze mediche, per cui se volete cercate aiuto anche fuori della medicina. Allora venne a chiedere una benedizione per quest'uomo. Ascoltando la tipologia di fenomeni che gli capitavano, chiesi: ma nella casa dove lui abita, in passato, è avvenuto qualche delitto? E mi risposero, sì, quando vennero gli albanesi 3 secoli fa, e uno di loro aveva portato un cofanetto di oggetti preziosi, un suo vicino di casa lo aggredì
per imbossessarsi e lo uccise. Poi muro viva la moglie, 3 secoli prima, nella casa dove nel 2000 viveva quell'uomo. Quindi la fece morire, certamente, non cantando Osanna, ma lo fece morire nella disperazione, murata viva. A sua volta l'assassino andò negli Stati Uniti e fu assassinato pure lui. Allora li portò in cappella, andava davanti all'altare, disse loro: pregate con me. Signori, siamo qui a riconoscere questi delitti, perché il pentimento comincia dal riconoscimento del peccato. Signore, ho bestemmiato, non mi ha scappato la peccato, ho bestemmiato, si dice. Signore, ho fatto questo peccato. Il pentimento deve cominciare dal riconoscimento della colpa, non aggiustare, quello non è pentimento. Signore, siamo qui a riconoscere questi delitti, ma riconosciamo anche la tua grande misericordia. Tu sei morto in croce per lavare i peccati. Ti affidiamo queste colpe. Pregamo una decina di minuti in questo tono. La mattina dopo mi tornarono, bussando alla porta, dicevo: padre, scusi, lei non ci crederà, ma ieri mattina, mentre noi facevamo quella preghiera di pentimento, eccetera, papà è uscito dalla pazzia, siamo andati a vedere Serena e stava bene. E abbiamo chiesto all'infermiere, gli ha detto: quando? Adesso, perché fino a poco fa era strano, adesso è normale. Tornate quello che era una volta. Ma possibile? Avviene. Il peccato, fino a che non è lavato, tenete presente questo principio, il peccato fino a che non è lavato nel pentimento sincero di qualcuno, nel perdono, e non è immerso nella misericordia di Gesù, non scompare dalla faccia della terra, non scompare dalla storia per continuare a fare danni. Quindi quando noi preghiamo dobbiamo sapere che c'è un effetto a seguito di quella preghiera. Giorni fa, capitato, una persona mi ha fatto una testimonianza che ha partecipato a un momento di adorazione quando ha sentito qualcosa che è capitato dentro di lei. Il marito stava lavorando a 50 km di distanza e forse anche il marito, io stavo sopra un carrello elevatore a lavorare e mi è capitato così, se non vado nei particolari. Ma poi mi sono sentito liberato, la mente libera, il cuore sollevato, ma non sapeva niente della moglie e la moglie non sapeva niente del marito. Contemporaneamente il Signore prese l'uno e l'altro, ma a pregare c'era la moglie. Questa si chiama comunione dei santi, cioè c'è una relazione spirituale sia con i vivi e sia con i defunti. Questa relazione spirituale si chiama comunione dei santi, per cui i santi ci possono beneficare, perché siamo in relazione con loro. Così con i defunti, ricordate le parole del Catechismo della Chiesa Cattolica, che appunto scrive: la comunione di coloro che militano nella fede, cioè che sono vivi, con coloro che sono trapassati, con la morte non viene minimamente interrotta, quanto piuttosto viene rafforzata in virtù dello scambio dei beni spirituali. Quindi c'è relazione tra noi e i defunti. Loro ci possono benedire, trasmetterci la grazia di Dio che hanno. Però attenzione, abbiamo visto che quando c'è il peccato nell'anima, la comunione produce dolore, influenza negativa, si può dire. Perché? Perché nella comunione noi risentiamo di quello che c'è tra di noi. Così, per esempio, ci riuniamo per la preghiera. A volte la preghiera si smuove, altre volte si trascina. Ma se noi facciamo l'esame di coscienza, ma sto proprio in pace con tutti? Perché se non sono in pace diventa un peso per tutti. E così è nella famiglia.
Uno diceva: io penso ai fatti miei. Non è vero niente. I fatti tuoi si riflettono sugli altri, in bene o in male, a seconda del tuo stato. Così anche la nostra relazione con i difunti. A volte loro danno la pace. Sapeste quante persone vengono a lamentarsi che vedono ombre, figure, soprattutto bambini e ragazzi? Non gente che è sclerotica, bambini, gente che hanno questi fenomeni. Allora si dà una benedizione e scompare tutto. Oppure preghiamo, avete qualche defunto in casa che non è in pace? Si prega e scompare tutto. Ci siamo. Quindi ritenete questi principi. Il male non scompare fino a che non viene lavato nel sangue di Gesù attraverso il pentimento di qualcuno. L'anima del defunto non può pentirsi? Mi pento io. Allora faccio un cammino di pentimento. Una mamma non ha fatto nascere un bambino, gira la pagina. No, non gira la pagina. Ama quel bambino, dagli un nome. Celebra il suo battesimo, fa celebrare le messe, fa opere di carità. E pentiti, mia nonna non si è mai pentita di questo. Pentiti tu. Fai tu quel percorso. E fino a che devo durare? Fino a che il Signore ti mette la pace riguardo a quel problema. Ti mette la chiarezza e diventa la serenità d'anima. E che vuol dire? Che siamo arrivati. Ci siamo. Quello è un segno soggettivo, si dice. Cioè, tu ci devi credere, non ci può credere un altro, perché non è un fatto. Però gli altri possono notare che magari dentro la pace stai cambiando. Quindi questa misericordia verso i defunti, pratichiamola tutti i giorni. E vedete la Chiesa. Durante la messa, dopo la consacrazione, c'è un momento in cui prega principalmente per i defunti. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati alla speranza tra le sorelle, e via dicendo. Tutti i giorni. Però se possiamo essere specifici, meglio. Un conto generale, pregare in generale. Signore, se c'è qualche parente, qualche persona che conosco, Signore, ti chiedo per quella persona, mi pento per quel peccato. Voi guardate la televisione quando ne succedono. Da anni, Signore, a me è successa una cosa, non è che sono un santo, ma comunque è successa. Sentite che quella massa della moglie, pentiti tu per quell'assassino. E se parliamo degli oxoricidi, cambia qualcosa, cambia niente. Pentiti tu, chiedi perdono, invoca misericordia. Ci siamo. Quella uccise così, pentiti tu, ha rubato. Quante ingiustizie ci sono? Non se ne può neanche parlare. Pentiti, ginocchia e offri a Gesù quel peccato, perché lo lavi nel suo sangue e cambia la situazione. È il Signore. Ma bisogna che ci sia qualcuno che si penta e che perdoni. Per cui se io giudico l'assassino, lo condanno dentro di me, considerandolo un disgraziato, un dannato, eccetera, non cambia niente. Lo devo amare come Gesù l'ha amato sulla croce. Questo è per ogni cristiano. E se voi notate, abbiamo detto più volte, quante volte il Signore, la Madonna, quando è apparsa di qua e di là, cosa ha chiesto? La riparazione dei peccati. Se vi leggete i testi delle apparizioni del cuore di Gesù a Santa Margherita Maria la Gocca, cosa chiede? Intercessione per la purificazione e riparazione dei peccati. La pratica dei primi nove venerdì, a che cosa è legato? Alla pratica per la preghiera, confessione, comunione, per riparare i peccati dei peccatori, non per andare in paradiso. In paradiso ci vai se ripari i peccati altrui. Ci siamo, quindi quale promessa di Gesù? Non sono legata a far nuove comunioni con nuove confessioni, ma alla pratica della riparazione dei peccati. Perché ci uniamo a Gesù che sulla croce dà la vita per salvare le anime. E noi di questo ci dobbiamo innamorare. Perché nelle nostre chiese esiste poco in questo senso. Si pensa a se stessi, star bene, che le cose funzionino, no? Sì. Non è sbagliato, ma non dobbiamo trascurare questo aspetto. Spetta alla Chiesa
partecipare con Gesù alla redenzione delle anime. Amen. Grazie. Se qualcuno che ha qualche... Sì. Allora, giustamente hai detto, bisogna essere specifici quando si prega. Meglio, meglio. Spesso mi capita di pregare per i miei antenati, eccetera, però i miei ricordi, quello che mi hanno potuto raccontare i miei, possono arrivare ai bisnonni. Io mi sono un po', tra virgolette, inventata, si può pregare, perché dico, Signore, ti prego per quell'avo che in questo momento ha più bisogno di preghiera, per quel peccato che io non conosco ma che tu conosci, e ti offro un sacrificio, un'elemosina, una cosa, una preghiera. Cioè, posso continuare? Non desistere. Non desistere. Altro? Ci si rimette alla misericordia di Dio. Perché il Signore accolta la fede, accoglie la fede. E l'azione dipende sempre dall'azione di Gesù. Noi con la preghiera ci uniamo all'opera sua, quindi facciamo sempre riferimento a Lui. Vediamo qualcun altro? Quando lei ha parlato di pregare per la salvezza delle anime, ha parlato di purgatorio, quando però parlava del ricco era nell'inverno, stato di pena. Stato di pena, ma che non definitivo. Perché molti sacerdoti non accettano questo discorso. Scusate. A cominciare da Padre Livio, non perché ti caro, Padre Livio, perché il catechismo della Chiesa Cattolica parla in questi termini: morte, giudizio, inferno e paradiso, non c'è alternativa. Papa Benedetto XVI, invece, ho citato più volte quello in circa, fa tutto un altro discorso. C'è ancora tempo di misericordia. Le parole di Gesù erano un tempo in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce ne usciranno. Perché la parola di Dio, la salvezza è stata annunciata anche ai morti. Siamo. Quindi questo particolare sfugge, però stravolge un po' la visione che la Bibbia dà di questa eternità della misericordia di Dio, che va anche di là dei confini della morte. Cioè, uno dei temi delle icone orientali è la discesa di Gesù agli inferi. Quando Gesù morì, dice la tradizione, scesa agli inferi, diciamo ne credo, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discesa agli inferi, nella forma breve credo, e discesa agli inferi, però sta scritto lì, non lo teniamo presente nel nostro bagaglio di fede. Ora, se i primi cristiani ci hanno messo quel dettaglio, non è stato per sbaglio, ma perché era una professione di fede che loro facevano. Chiaro. Poi ricordate quello che dice San Paolo nel 15° capitolo della prima lettera ai Corinti, che Gesù, tra i primi cristiani c'era la prassi di farsi ribattezzare per i loro parenti defunti nel peccato. Se la risurrezione non esiste, scrive San Paolo, allora cosa fanno coloro che si fanno ribattezzare per i morti? Perché in vista della risurrezione questi si facevano ribattezzare più volte. Come per dire, scontiamo noi i peccati del peccatore e il Signore dia loro salvezza alla risurrezione dei morti. Quindi si parla di Gesù che la sua morte è discesa agli inferi, cioè a visitare le anime dei funti. Ce lo dice San Pietro. Se volete la citazione, 3° capitolo di San Pietro, versetti 18-19. Perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusti per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò ad apportare l'annuncio
anche alle anime prigioniere che un tempo avevano rifiutato di credere. Parole di Dio, niente di inventato. Le dobbiamo far entrare però nella nostra cultura cristiana, perché ci dobbiamo allargare di più nella fiducia, perché più fiducia abbiamo, più ci dedichiamo, più paura abbiamo, più ci chiudiamo. Amen.